Che tal il nuovo lavoro di Boro Boro con Cara su Radio Z alle 16:03 minuti? Guardate chi c'è con noi, Boro Boro e Cara! Ciao, benvenuti! Ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Bentornati ciao. Insieme, che bello vedervi insieme! Vi abbiamo sempre avuti da solisti, naturalmente, perché è la vostra prima collaborazione. Come state prima di tutto? Cara, come stai? Io bene, grazie! Bene! Voi dove come state? Bene, dove sei freschi. In questo periodo, Cara? Adesso sono a Milano, sono sul terrazzo. Sul terrazzo, cioè il relax ci sta con questa calura milanese. Milano. Invece Boro sarà a Torino, vero Boro? Sì, oggi sono a Torino che ieri sono venuto qua per fare dei lavori. Ecco. Sono già di ritorno a Milano. Boro, ma l'ultima volta ci avevi raccontato il problema con il corriere. Come va con i pacchi, Boro? Ti svegliano di mattina presto, com'è? Ormai mi sono trasferito la custode, quindi riesco a dormire tranquillamente. La custode avvisa Boro del corriere dopo le 11:30. È vero. Mezzogiorno, è così. Allora ragazzi, da dove partiamo? Dai, com'è nata la collaborazione? Come vi siete conosciuti? Cara, vai te. Allora, mi ha contattato Fede e ci siamo conosciuti. È stato tutto molto veloce, nel senso che ci siamo conosciuti, mi ha scritto, mi ha mandato il pezzo e subito ho detto facciamolo, fighissimo, quindi poi ci siamo subito anche conosciuti, quindi... Cioè come lei, come ti ha contattato Fede? Su Instagram? Come è funzionata? Sì, sì, ci siamo sentiti prima via social, però appunto poi ci siamo visti subito di persona, perché certo. A me il pezzo è piaciuto subito. E quindi, abbiamo subito lavorato, ecco. Quindi cara, diciamo che la collab non è stata fatta in DAD via Zoom, ma di presenza. No. Sì, esatto. Ok. Boro, perché la voce di Cara? Perché Cara come personalità in questo che tal? Perché secondo me spacca, vero. Senso, penso che quando incomincia a cantare lei tutti mi possono dare ragione. Ma tu come l'hai conosciuta musicalmente? Come l'hai conosciuta, esatto, musicalmente? Da dove sei partito con la sua musica, Boro? Ma guarda, io ho sentito innanzitutto le prime cose che sono arrivate al grande pubblico, quindi avevo sentito il pezzo che aveva fatto l'anno scorso, sì, le feste di Pablo. E poi ho un amico che è molto infottato con lei, quindi molte volte... Allora scusa, facciamo una cosa, hai nominato le feste di Pablo, lo ascoltiamo e poi chiacchieriamo ancora insieme. Allora Boro, stavamo chiacchierando della conoscenza musicale che hai fatto in questi mesi per avvicinarti a Cara, no? Ci dicevi che sei partito dalle feste di Pablo e poi ovviamente ti sei appassionato anche ai lavori proprio musicali di Cara, no? Certo, ho un amico che è molto, molto infottato con lei e quindi molte volte mi capitava di ascoltare le sue canzoni, quindi proprio la collaborazione è nata per un rispetto artistico, perché quando avevamo la traccia di Che tal con solo la mia parte, proprio in una riunione col mio team abbiamo individuato in Cara l'unica persona in grado di spaccare veramente questo ritornello, ecco. Ecco Boro, per la musica che fai e per i testi che scrivi, questo periodo di chiusura è stata una difficoltà oppure no? Sì, ti dico di sì, però è stata una difficoltà in scrivere le robe per la quale il grande pubblico mi conosce, però per le robe più introspettive assolutamente no, anzi. Ecco, vedi. Perché, vabbè, Simone forse si riferiva al fatto dei viaggi, Boro, no? Perché tu, certo, sappiamo che sei molto legato in realtà alla Spagna come stile musicale, come sound, reggaeton, poi tu sai anche cantare in spagnolo, rappare in spagnolo, no? E quindi Cara, ho fatto qualcosa. Ecco, Cara, ti sei immersa anche tu in questo mondo spagnolo, esatto, di Barcellona, anche il video è stato girato lì, vero ragazzi? Esatto, sì. Ma infatti, cioè, la cosa anche che mi piace di questo feat è che secondo me abbiamo un po' mescolato due mondi che possono sembrare anche diversi, però che in realtà si sono trovati molto. Infatti. E quindi sì, sì. No, volevo sapere poi a Barcellona che cosa è successo, Cara, no, nel girare il video. Intanto dove eravate lì esattamente? Eravamo a Ibiza. A Ibiza, sì. Ok. No, è stato bellissimo, posti stupendi. E abbiamo girato in due spiagge, l'ultima le saline. Certo, e no, ci siamo anche divertiti molto. Ma in realtà la curiosità è proprio questa, cioè quella di Diego, no? Quanto vi siete divertiti girando il video? Cioè siete rimasti pure in vacanza, Cara? Sì, tantissimo. Ovviamente abbiamo fatto degli orari assurdi, però è anche il bello di fare il videoclip, secondo certo me. Poi
cioè, ti dico la verità, rivedere anche il lyric delle feste di Pablo mi ha ricordato tutto quel periodo in cui proprio di super lockdown, sì, fatto di aver girato invece Chetal, Ibiza, in quei posti. È stata una gran fortuna. No, infatti io nominavo Barcellona perché so che Borro è molto legato a questa città, tra poco ci dirà anche quante volte è andato, perché sappiamo che c'è stato parecchio, cioè ossessionato. Borro, Fred De Palma alle 16.14 nel nostro collettivo Z. Borro era stato qui con Fred De Palma a raccontarci di questa loro collaborazione. Borro, torniamo, anzi andiamo a Barcellona, dicevamo prima che sei molto legato a questa città, intanto sei andato parecchie volte, vero? Sì, innumerevoli volte direi. Ecco. Senti, ma come mai dici che lì respiri una, tra virgolette, libertà che forse qui in Italia non abbiamo? Come mai? Non abbiamo in tutta Italia, cioè perlomeno c'è delle zone dove secondo me ci stiamo arrivando, come Milano, comunque le grandi metropoli. Io ritrovo in Barcellona una libertà artistica, di pensiero e di vita totalmente... molto più aperta di quella che viviamo ogni giorno qua in Italia. Cioè, se io cammino con i capelli colorati per strada non è che si girano tutti a guardarmi, certo, o a fare pensieri, commenti. Anche Londra. Ma un esempio stupido, così, no? Anche Londra, New York, sono grandi metropoli. Certo. Sì, è vero. Però io ti dico, sì, mi piace molto anche per gli artisti di strada che ci sono. Una roba che vedo, proprio molta arte per strada ritrovo. Sì, Borro, non so se sei d'accordo a questo punto, visto che hai aperto il capitolo musica dal vivo, anche a Londra, come diceva Diego, c'è molto questo, no? Di far esprimere anche cantanti emergenti. Non so se tu hai avuto delle piccole difficoltà a riguardo, Borro. Ma... sì, ma penso che un po' in qualsiasi campo della tua vita, quando tu scegli di fare un qualcosa, tutte le persone che non hanno mai scelto niente di fare niente nella vita ti verranno sempre contro. Sì. Senti, cara, che rapporto hai invece con la Spagna, con il tuo sound? Perché, se non sbaglio, il reggaeton fino ad oggi ancora non ti apparteneva, o sbaglio, cara? No, onestamente non troppo, e anche con la Spagna in generale, devo essere sincera, non ho questo grande legame, anche se mi affascina molto, cioè mi affascina molto come mondo, e in realtà adesso poi che si riprende a viaggiare, che comunque tutto sta un po' ripartendo, mi piacerebbe anche conoscerla proprio di più. Per me conoscere un posto vuol dire anche proprio viverlo, no? Perché io tanti posti magari sì li ho visti, sì, però certo. non mi sento, e invece mi piacerebbe proprio passarci più tempo e arrivare a un livello di conoscenza che mi permette anche di dire ok, ho degli stimoli di un certo tipo. Senti, in due secondi, il reggaeton potrebbe far parte della tua personalità musicale nel futuro? Guarda, io non escludo mai niente. È una bella risposta. E... è una bella risposta. Quindi non lo so, faccio quello che mi sembra. Certo, torniamo allo scorso anno con Chiara qui su Radio Z e la sua Lentamente. E Chiara alle 16.19 con Borro insieme nel nostro collettivo Z qui su Radio Z. Beh, lo sapete che ci sono i games di Radio Z. Anzi, impegnatevi, perché qui c'è una sfida che secondo me potrebbe essere anche magari frutto di un prossimo featuring tra Chiara e Borro. Attenzione, il gioco Vai, si chiama Hasta Luego. Cioè, funziona così, una sfida tra voi due e sono domande a risposta multipla. Sì, noi vi diamo le possibili risposte, ma secondo me sarete talmente bravi con la lingua spagnola che ci stupirete. Okay. Partiamo, prego, prima Chiara. Chiara, per te. Chiara arriva a Barcellona e vorrebbe prendere un bel cagnolino. Come si traduce cane in spagnolo? Loro, perro, polla. Lo so, perro. Bravo. È il perro. 1-0. Attenzione, Borro. Borro, maestro, ma che dobbiamo fare? Il gioco con Borro. Borro dovrà... Borro dovrà prestare la sua auto a Chiara per andare a prendere il perro in affido, ovviamente. Quindi cosa le presterà? Il cocce. A Borro non gliele diamo le possibilità. Infatti, la facciamo un po' difficile. Vai. Chiara, cos'è una... La zanahoria. La zanahoria, una carota, una pannocchia, una chiesa. No, la sapevo. Sì? La zanahoria. È la carota. Brava, la carota, brava, una zanahoria. Vedi, io questo non lo sapevo io. Non ci credo. Sei un Borro. Ti giuro, figurati. Borro, attenzione. Cosa significa alquilar? Figurati se lo so.
dimmi una frase, dimmi una frase. Dai, giuro. Allora, Alchilar, ti diamo la risposta, le possibili risposte. Vai. Maestro, affitto, vitamine. Dai che facile, ragiona. Affitto. Bravo. Chiaro, Alchilar è il coach. Vedi. Vai, attenzione. Cara, sei affettuosa e vuoi regalare un orologio a Boro. Cosa chiedi al gioielliere? Cosa chiedi al gioielliere? Un... Mi hai fatto ridere, ma non è questa la risposta. Un piso, un reloj, un'ermana. Il primo? No! No! Era il secondo. Bravo! Pensavo che il secondo... Io pensavo che al secondo fosse una parola fake che va sempre. No. L'ultima, Boro! Dai, questa attenzione. Da quale canzone esce questa famosa frase spagnola? Passito, passito, suave, suavecito. È spassito. Comunque ha vinto Boro. Vabbè, era facile. Ha vinto Boro, ma le domande di Cara erano un pelo più difficili, secondo me. Grazie. Cara, la mettiamo a prova. Mina, lento di Boro Boro con Mambo Losco su Radio Z alle 16:24. Ragazzi, volete che continuiamo con lo spagnolo o basta così? Boro, come basta. Andiamo in italiano. Ragazzi, non abbiamo detto del perché di Che tal, che poi è la vostra collaborazione ed è una frase tipica che si dice come il nostro come stai, no? A chi è venuta l'idea, Boro? Ma mi è nata così perché comunque mi piace dare, soprattutto in questo periodo dell'anno, soprattutto dopo quello che abbiamo passato, mi piaceva dare un po' di spensieratezza alla canzone. Certo, quindi quella classica domanda che tutti ci facciamo, che è come va? Che alla fine lo chiediamo, ma alla fine a quanti realmente interessano. Esatto, però è già un motivo di incontro, uno scambio, no? Riassume un grande significato. Rimanete con noi tra poco su Radio Z ancora Cara e Boro Boro. Radio Z, generazione futuro. Bomba, tornare al 1986 con i Run DMC, Walk This Way, alle 16:30 su Radio Z, canzone della vita di Boro Boro, che è venuto a trovarci quest'oggi insieme a Chiara e il loro primo lavoro insieme, Che tal? Come mai i Run DMC e come mai questa canzone? Hai preso anche tu la schitarrazza così, Boro? Perché io suonavo la chitarra e questo è stato il primo pezzo con il quale ho scoperto l'esistenza dell'hip hop. Vedi, che quindi bello. Mi ha cambiato letteralmente. Ma lo sai fare questo giro di note di chitarra o no? Lo sapevo fare. Sai che noi ti mettiamo alla prova, tira fuori la chitarra subito. Boro, ma non la suoni più la chitarra? No, ti dico, in lockdown scorso mi era venuto un attimo il pallino di comprarmela e rimettermi sotto, però poi non, tra una cosa e l'altra non l'ho fatto. Allora abbiamo le domande da parte dei fan che ci hanno scritto sul nostro profilo Instagram ufficiale Radio Z Off. Ce n'è una, Vitto chiede, idea del pezzo e ne abbiamo già parlato, e poi vorrebbe sapere per quanto riguarda il sound, come avete lavorato, infatti. Lo chiediamo prima a Boro e poi a Cara. Sì, non siamo riusciti ancora a dirlo. Ma tendenzialmente abbiamo fatto con Cino e Giuli e mi sono ritrovato in studio e insieme abbiamo tirato fuori questo sound, diciamo, questo reggaeton un po' più, anche se vogliamo definirlo, estivo. E, è nato così, ma tendenzialmente non facciamo mai robe mirate, facciamo sempre quello che ci va di fare quando siamo lì in studio, quello che riescono a tirar fuori le nostre teste quando si collegano. Certo, invece Cara, allora noi siamo rimasti all'EP dello scorso anno, no? E ci avevi raccontato, poi abbiamo parlato tanto delle feste di Pablo, che cosa c'è in programma nel futuro, questa estate oppure con la nuova stagione? Guarda, in questo momento sto scrivendo tanto, il più possibile, e quindi sto lavorando ad alcuni pezzi. Quello che cerco sempre io di fare è, come dicevo prima, quando dicevo non escludo niente, è sempre di immergermi in nuovi mondi e ricreare nuovi mondi che possono stupire anche me per prima. Quindi al momento, adesso la mia priorità sono i live, ecco. Adesso faremo Battiti Live a breve, spero ce ne saranno, spero ce ne saranno altri, ecco, in futuro, ora che si riprende. È uno dei tuoi primi grandi live, Cara, Battiti? Sì, l'avevo fatto anche l'anno scorso. E quindi è stato molto bello sapere di poterlo rifare, un bellissimo evento. Vero. Boro, prima di salutarci, in 20 secondi, c'è una coreografia per Che tal? Perché io mi diverto a ballare d'estate. Si diverte a ballare che...
Non ho più pallida idea, però dato che ti diverti a ballare potresti crearla tu proprio. Va bene, poi te la mando, poi te la mando. Meglio di no, va bene, va bene. Mandacela entrambi, la voglio anch'io. A blob, a striscia la notizia. Ecco, speriamo di no. Ragazzi, in bocca al lupo, grazie, un abbraccio. Verrete a trovarci anche qua live, dai, nei nostri studi, va grazie bene? Grazie a voi. Buona estate. Ciao ragazzi. In bocca al lupo per tutto. Ciao, 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 ciao.